Buongiorno ragazzi, siamo qui in Wraplab, siamo qui per un nuovo video. Molti di voi ci hanno chiesto cosa facciamo in Wraplab oltre alle auto che vedete nei video, su Instagram e quant'altro. Quindi siamo qui per cercare di lanciare un nuovo format. Diteci qui sotto come vi sembra e vi presentiamo la settimana tipo in Wraplab. Quindi vedrete tantissime lavorazioni differenti, vedrete cosa facciamo più o meno in un arco di una settimana. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate perché potrebbe diventare un nuovo format per il nostro canale. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche in modo tale da non perdervi nessun video che uscirà sul canale di Wraplab. Ottimo, quindi noi andiamo a lavorare, voi mettetevi comodi, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Bene ragazzi, siamo a lunedì, è mattina, siamo già partiti, ha fatto Alain uno oscuramento completo per questa Stelvio, poi abbiamo già applicato le grafiche per quanto riguarda questo furgone per il nostro cliente, quindi grafica personalizzata sul furgone aziendale. Ora ci trasferiamo di sotto perché andiamo a vedere cosa stanno preparando i ragazzi. I ragazzi stanno già preparando delle stampe che abbiamo realizzato per i nostri clienti. In realtà la settimana è già partita ieri, dove siamo stati qui per stampare 25 metri di pellicola, 25 metri che serviranno per fare queste lastre per gli sponsor sempre di Carminati, che avete visto il video qualche tempo fa. Oltre a queste ci sono adesivi Wraplab, adesivi per un nostro cliente particolare che è l'Accademia Carrara di Bergamo, quindi 500 adesivi pronti per l'anno prossimo. Ora dovremo andare a stampare altrettante grafiche, sempre per quanto riguarda i pannelli. Ci siamo trasferiti di nuovo sopra, ora a parte loro che non possiamo pellicolarli. Abbiamo già eseguito anche un altro oscuramento questa mattina, che è uno oscuramento sempre completo per questa Golf, quindi oscuramento vetro e quant'altro. Abbiamo dato anche un controllo al wrap che abbiamo eseguito una decina di giorni fa a una delle mie auto, che è questa Audi Q3, che abbiamo rivestito completamente con questa pellicola effetto sabbiato. Ciao, ma mi sei mancata. Oltre a tutti i lavori che eseguiamo durante la settimana e soprattutto oggi, stiamo anche preparando per l'installazione le nuove luci, quindi la nuova illuminazione per il capannone, che andrà a rivestire tutta la parte di wrapping e oscuramento vetri, e illumineremo tutto alla grande come stanno facendo quasi tutti quelli del nostro settore con queste luci che fanno veramente paura. Ci sta. È lunedì, sono le 12 e abbiamo già fatto una marea di cose. Nel frattempo sono andato a Olginate a ritirare questa macchina nuova, non ancora targata, GLC MG43, e sarà il nostro progetto settimanale. Il nostro cliente è anche questa volta un ospite d'onore, possiamo dire. Quindi prima cosa, visto che siamo arrivati da Olginate, un po' di strada l'abbiamo fatta, andiamo a lavare l'auto, dopodiché la porteremo in azienda per cominciare a preparare il tutto. Perfetto ragazzi, macchina lavata, siamo qui all'Any Wash di Verdello. Quindi macchina pronta e adesso direi che possiamo portarla in azienda e cominciamo. Allora, ti piace Ale? Tanta roba. Vai, vai. Oggi direi che possiamo andare a mangiare qualcosina, che mangiamo anche noi. Lunedì pomeriggio abbiamo iniziato a posare tutte le grafiche che abbiamo stampato ieri e abbiamo laminato questa mattina con la protezione. Abbiamo già stampato altre adesivi per quanto riguarda il nostro cliente, a cui abbiamo realizzato una 500 d'epoca con i loghi della sua attività. Andremo a realizzare anche degli altri pannelli, abbiamo già stampato anche altri cartelli, quindi oggi stampiamo tantissimo e andremo avanti con queste stampe credo fino a sera. Lunedì parte 3850, abbiamo riavviato adesso altre stampe che partiranno a breve. Abbiamo concluso, come vi dicevamo prima, i pannelli, gli espositori per il nostro cliente. Abbiamo preparato le altre stampe, le porteremo di sopra perché il cliente passerà a ritirarle insieme a tutto il volantinaggio che abbiamo preparato sempre per lui ad hoc. Un'altra cosa che stiamo andando a realizzare per uno dei nostri clienti, Costez, una discoteca sul nostro territorio, dobbiamo realizzare una insegna luminosa, scatolata, la stiamo realizzando giusto per loro, per una sponsorizzazione, e adesso stiamo progettando il come riuscire a realizzarla, poi passeremo all'installazione e alla consegna. Lunedì quasi concluso, abbiamo tagliato dei cartelli per domani che dovremo rivestire con delle grafiche a livello di cartellonistica Covid. Nico sta finendo di smontare alcune cose sull'auto. Lunedì praticamente è finito, quindi non ci resta che passare a martedì. Siamo a martedì, abbiamo già iniziato più o meno questa mattina alle 7, è già arrivata l'auto di oggi, una grafica pubblicitaria su una Clio per uno dei nostri clienti.
cliente da diversi anni. A breve arriverà anche un altro furgone, sempre per un'altra azienda, abbastanza importante sul nostro territorio. Giù stiamo già stampando ancora delle serie di adesivi per la Cadiva Carrara, che finiremo questa mattina per poi procedere alla consegna. Ragazzi, i lavori procedono, siamo a metà mattinata, metà del progetto settimanale, quindi il GLC è completo. Come possiamo vedere è stata fatta tutta la parte anteriore, quella che è una delle due fiancate, quindi qui siamo a buon punto, adesso ci buttiamo sull'altra fiancata, dopodiché ci mancherà solo la parte posteriore. Martedì pomeriggio, siamo ancora in sala stampa, che credo che sarà la nostra casa questa settimana. Abbiamo avviato un'altra serie di etichettature per un altro nostro cliente. Sono all'incirca un 400 etichettature da fare entro stasera, perché ne avevo urgenza. Qui abbiamo già stampato, sempre per il nostro cliente con la discoteca, tutto quello che riguarda i listini e tutto quello che riguarda i prezziari che hanno in discoteca. I ragazzi stanno facendo sempre i pannellini che stava tagliando ieri serale per quanto riguarda la cartellonistica Covid, sempre per il nostro cliente della discoteca, quindi stiamo procedendo a realizzare tutto quello che abbiamo preparato tra ieri sera e questa mattina. Ora saliamo, che è arrivato un altro mezzo, non doveva esserci ma ce l'hanno lasciato insieme a un altro lavoro che abbiamo appena eseguito. È un Mercedes Classe C, a cui dovremo fare il completo chrome delete, quindi mascherare le cromature dell'auto con la pellicola nera lucida. Questa è la versione cabrio, ok, e ha tutta una profilatura che fa il giro completo dell'auto, e dopodiché andremo a fare anche uno oscuramento vetri completo, sia del vetrino della capote che dei triangoli laterali che dei due vetri laterali scomparsi. Buongiorno a tutti, guys! Ragazzi, mercoledì, oggi è l'Immacolata, ma non ci fermiamo mai. Oggi siamo qui a stampare, abbiamo stampato ancora tantissime etichette, sempre quelle che avete visto ieri. Siamo qui per preparare una grafica molto particolare e speciale di Arab GT. Bene ragazzi, mercoledì, siamo tornati operativi tutti al 100%. Questa mattina abbiamo qui la c***a di Arab. La GLC è quasi del tutto finita, come potete vedere. Mancano i cerchioni che stiamo verniciando. Poi dovrà andare a fare l'ultimo step, che saranno le pinze rosse con la logatura originale MG. Nico sta rifinendo tutta la chrome delete su questa classe C, quella che avete visto l'altro giorno, è quasi completa anche lei. Poi passerà all'oscuramento. Non contenti, a Bergamo ieri è venuta giù una saracca di neve. Abbiamo anche un furgone completamente da ripristinare, il furgone sempre di uno dei nostri clienti, che è praticamente marcio cotto, stracotto, come meglio credete, come potete vedere completamente rovinato. E siccome ormai da 3 anni e mezzo li curiamo l'immagine e l'estetica dei furgoni, andiamo a ripristinarlo prima che finirà la sua carriera. Venerdì, giorno di pulizie, anche se a fine settimana, perché ieri abbiamo montato quelle e per terra c'è un cesso, quindi siccome sta per arrivare da frappare, sta per ritornare il GLC che abbiamo frappato, dobbiamo rifinire. È appena arrivata la Lexus, a cui dobbiamo cambiare colore, quindi c'è di tutto e di più e dobbiamo pulire, perché sennò ogni cosa che c'è in terra finisce sotto la pellicola. Buongiorno ragazzi, siamo tornati. Ora dovremo fare una grafica ignorantissima. Questo mezzo è per una persona che sicuramente conoscerete, infatti non è altro che di Arab GT. Prima
prima di concludere questo venerdì è arrivata la Lexus, a cui dovremo fare un cambio colore completo, sia per quanto riguarda l'auto che per quanto riguarda la parte alta, perché faremo un bicolore molto interessante. La di Arab ovviamente è ancora off limits, adesso ve la facciamo vedere. Dovrà arrivare una delle prime quattro ammiraglie che dovremo fare completamente in cambio colore. Una cosa che sicuramente possiamo spoilerarvi della di Arab sono questi profilini che stiamo realizzando in carbonio, che non sono altro che i profili che vanno a profilare. I profili che vanno a profilare. Ma va, maestrina dell'asilo, che bastardo, figa. I profili del quadrante del contachilometri, e li ridiamo al nostro professore di termofisica aerospaziale nucleare, ingegner Cane. Sabato mattina, ragazzi, fa un freddo bestia, c'è una nebbia che fa paura, adesso se ne sta andando. È arrivata l'ammiraglia, saranno diverse auto, dovremo realizzare, questa è la prima. Poi abbiamo completato il GLC, finito anche le riprese per il video, vi lasciamo il link in alto a destra. L'auto, vabbè, parlerà da sé sicuramente. Ora abbiamo all'interno una Golf GTD da fare completamente a livello di oscuramento vetri, completa davanti e anche i laterali anteriori. Abbiamo all'interno una Lexus che vedrete settimana prossima, ve la spoileremo un attimo. Lì pronta per un cambio colore completo. Abbiamo all'interno sempre la di Arab. Come potete vedere, abbiamo messo anche cartelli improvvisati per non farla fotografare a nessuno, perché è un'auto veramente veramente importante. Andiamo avanti con la giornata. Bene ragazzi, settimana finita, noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo concluso, una marea di macchine, una marea di adesivi, un sacco di stampe. Avete visto quello che è il mondo Wraplab, quindi pellicole a 360 gradi. Ribadiamo, commentate, fateci sapere sotto al video cosa ne pensate. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, seguiteci su Instagram, Facebook e mi raccomando LinkedIn, e al prossimo video.